Oggi vi racconteremo una storia che trae origine dai fondamenti religiosi più antichi. Una storia che parte dalle origini della conoscenza del cristianesimo, dall'evento più significativo, dall'ultima cena di Gesù con gli apostoli. Gesù predice loro l'avvenimento che cambierà il corso della storia, la sua morte, per avere in cambio la salvezza dell'umanità intera. Leonardo da Vinci, sul finire del 1400, dipinge con grande accuratezza il Cenacolo, un'opera che cela, nelle trame delle pennellate dell'artista, segreti ed enigmi a partire dal Graal. Il calice con il quale Gesù celebrò l'ultima cena, prima di essere tradito, e nel quale fu raccolto il sangue sgorgato dal costato, trafitto dalla lancia del centurione durante la crocifissione. La macchina del tempo, di Canavese Aneddoti e Misteri, approda in Valle d'Aosta, terra dalle origini antichissime, che risalgono al periodo in cui i Salassi, i guardiani delle montagne, i cercatori d'oro, imperversavano su queste terre ancora prima della dominazione romana. I segni degli scambi culturali si ritrovano nell'architettura, nei dialetti locali e nelle feste della tradizione valdostana. La Valle d'Aosta ha da sempre svolto una funzione di cerniera tra culture diverse, da qui lo spirito profondamente europeo che ha animato le sue genti fin da tempi antichissimi. In tutta la valle sorgono affascinanti castelli e rocche lasciate in eredità dagli Chalant e dai Savoia. Luoghi misteriosi, teatro di antiche leggende che narrano di strane presenze e di fantasmi che percorrono indisturbate i corridoi delle suggestive dimore, talvolta incutendo timore. In una terra così ricca di mistero, la penna dello scrittore si perde in una miriade di storie dove l'alternanza tra realtà e fantasia offusca la mente del lettore. Siamo a Burolo, in provincia di Torino, un paese nel cuore del Canavese. Villa Pasta. Sede di una delle presentazioni del libro Il segreto dei Trev, custodi del Graal. L'autore è Federico Mantegari, classe 2007. Benvenuto. Federico è un giovane appassionato sedicenne, amante della sua terra, la Valle d'Aosta. Nel 2021 inizia a scrivere un racconto, un romanzo avvincente che attraversa i periodi storici più significativi per svelarci un segreto che si perde nella notte dei tempi. Federico, come hai intrapreso questo percorso? Allora, la passione per la lettura ce l'ho avuta sin da piccolo, invece quella per la scrittura è più recente ed è nata grazie alla scuola. E ho avuto la fortuna di aver sempre avuto dei prof di italiano che mi hanno supportato e aiutato, soprattutto la professoressa Pivot, che è stata proprio lei a darmi la spinta per scrivere il libro e mi ha appoggiato in un modo che non mi sarei neanche mai aspettato, e devo ringraziare lei e tutti i professori appunto che mi hanno aiutato. E i testi invece d'italiano mi hanno fatto capire che potevo dar vita a dei mondi, a dei personaggi che altrimenti sarebbero rimasti solo rinchiusi all'interno della mia testa, e durante il lockdown, avendo molto tempo libero, ho deciso di intraprendere questa avventura che è quella di scrivere un romanzo storico ambientato nella mia regione, che è la Valle d'Aosta.
Il personaggio che dà inizio a questa straordinaria storia è Giuseppe d'Arimatea, che fu direttamente coinvolto sia nella crocifissione che nella deposizione di Gesù. Ci ha lasciato però una storia familiare un po' particolare. Ce ne puoi raccontare? Allora, ho messo come protagonista all'interno del racconto la famiglia Treve, che è una famiglia che da secoli risiede nel comune di Semensane e nei comuni vicini, però ha origini ebraiche, come ho scoperto leggendo il libro Passaggio in Valle d'Aosta di Momigliano Levi. E ho deciso quindi di collegare queste due coincidenze, per così dire, e facendo quindi partire la ricerca del Graal e la sua custodia proprio dalla famiglia dei Trev, che sono ebrei originari di Treviri e che poi si sono stanziati nella mia regione. Il racconto ha inizio con un lascito testamentario di un padre in punto di morte ai figli, un segreto di famiglia che si tramanda di generazione in generazione. Sì, allora la storia ho deciso di farla partire appunto con un padre morente che si chiama Alben, che rivela ai suoi figli una verità scioccante, che è quella che la loro famiglia, quella dei Treve, si trama da 2000 anni il Graal e ha il compito di proteggerlo. E parte così la narrazione da una parte del signore ormai anziano, appunto, che sta per morire, e dall'altra di vari flashback che secondo me aiutano di più il lettore a immedesimarsi in quello che sta leggendo. Analizzi periodi e personaggi storici, luoghi, leggende e curiosità non solo valdostane, alcune toccano anche il canavese. Allora, tutta la storia gravita intorno alla mia regione perché volevo renderla più visibile, dalle maggiore visibilità. Però comunque ho ambientato certi episodi, ad esempio nelle Fiandre del Cinquecento, nella Svizzera del 1630 con la peste. E parlando proprio di peste, c'è un passaggio storico realmente avvenuto, che è quello di quattro reggimenti lanzichenecchi diretti verso la Savoia e capitanati dal principe Tommaso, dal colonnello Jussigny e dal conte di Strambino, che sono passati proprio per il Canavese e poi nella mia regione, portando peste in entrambi i luoghi. E ho deciso di romanzare un po' questo episodio parlando di un accampamento in Canavese dove fanno una specie di incursione, per così dire, delle gitane che portano trambusto tra i soldati per via della loro bellezza e per alcune previsioni macabre che fanno. Quanto hai studiato e quanto ti sei documentato per descrivere così dettagliatamente la parte storica? Devo dire che ho svolto una ricerca storica abbastanza importante perché volevo dare al mio libro una certa veridicità storica, e per far questo mi sono appoggiato a dei siti internet verificati, e però la maggior parte del lavoro l'ho svolta su libri storici che avevo a casa o che pure ho chiesto in prestito in biblioteca. Quali sono i poteri del Graal e quali benefici ne hanno i suoi custodi? Per la famiglia Treve in realtà la custodia del Graal passerà da essere un onore ad un onere, perché per 2000 anni se la trasmetteranno e dovranno proteggerla, e questo in realtà causerà loro vari problemi, nonostante però molti degli esponenti diventeranno comunque ricchi e importanti proprio grazie alla sua presenza. Invece per tutti gli altri abitanti che inconsapevolmente vivono attorno, in realtà porterà sia fertilità che prosperità, e tra l'altro nel libro ho anche deciso di inserire proprio la presenza del Graal a Saint-Vincent come la fonte da cui è nata poi la fortuna di quella che è conosciuta come la Riviera delle Alpi. Come in ogni storia avvincente, però, non mancano gli antagonisti, quelli che per primi vorrebbero impossessarsi del Santo Graal. Allora, per gli antagonisti mi sono ispirato al romanzo di Dan Brown, che è Il Codice da Vinci, ed esiste appunto l'omonimo priorato di Sion, però in realtà sono un po' marginali, perché i veri antagonisti della storia sono proprio una famiglia che per 2000 anni continuerà a dar fastidio a quella dei Treve e spesso sarà proprio la causa dei loro problemi familiari. Il tuo libro si sviluppa in diversi luoghi della Valle d'Aosta. Parli di castelli e di luoghi significativi. Dove li possiamo trovare? Allora, io sono originario della zona tra Châtillon, la Val Tournanche e Saint-Vincent, e quindi la zona che conosco meglio e dove ho ambientato la maggior parte del racconto in Valle d'Aosta. Poi però volevo comunque parlare anche di altre località valdostane che magari sono un po' meno conosciute, ad esempio in Alta Valle c'è Derby, che è un bellissimo borgo medievale dove tra l'altro sembra ci sia proprio una croce templare sul campanile della chiesa. Poi scendendo si passa ad Aosta, che è il capoluogo della mia regione e dove ho ambientato un episodio, ad esempio, tra un monaco e un cavaliere nel borghetto di Sant'Orso. Poi scendendo la via Francigena si passa per Nuits e Champagne, arrivando poi a Châtillon, anche il mio paese, dove ci sono delle scene ambientate sul ponte romano, nel borgo e anche nel castello di Rive, che sembra fosse un'antica commenda templare e dove è ancora presente una cappella dedicata a Saint Clair. Thank you.
E poi invece si passa nei comuni di Saint-Vincent-Andy e Marese e anche alla Madeleine, dove si è combattuto un piccolo scontro armato fra dei soldati tedeschi e dei partigiani valdostani nella Seconda Guerra Mondiale. Federico, tu personalmente credi all'esistenza del Santo Graal? Il racconto che ci proponi è molto credibile. Fantasia e realtà si mescolano alla perfezione, offuscando la ragione. Io credo nell'aura di mistero che circonda il Graal, perché appunto non conoscendo bene cosa sia veramente il Santo Graal e i poteri che abbia, da secoli continuano ad esserci nuove storie che parlano del tema e che continuano ad affascinare sia i più vecchi che i più giovani, e visto che ancora adesso continuano ad uscire film e libri appunto su questo tema, ho sfruttato proprio questo mistero che lo circonda. Hai ragione Federico, la storia del Graal ha da sempre affascinato le generazioni di scrittori che si sono cimentati nell'interpretazione del calice più famoso al mondo. Grazie Federico, complimenti, sei stato il primo a portare la storia del Graal in Valle d'Aosta, la tua terra. Un libro avvincente scritto da un giovane ragazzo promettente. Federico Mantegari, Il segreto dei Trev, custodi del Graal, edizioni Pedrini.